Milano fino a domani 3 giorni di sport, musica e integrazione multiculturale al centro sportivo Saini, tornei di calcio, basket e volley che coinvolgono profughi fuggiti dall'orrore della guerra. Se a Milano sta salendo la febbre da Champions League, loro si sono inventati la No League. Sono le squadre dei ragazzi dei centri di aggregazione giovanile, 23 punti di studio, divertimento e integrazione sparsi per il comune di Milano, soprattutto nelle periferie. Adil, uno degli educatori, è arrivato in Italia dal Marocco a 13 anni. Ci troviamo ragazzi oggi che non hanno fiducia in se stessi, ma quando si trovano a giocare, che il calcio, si sentono essere portati o si sentono bravi in una cosa, quindi questa secondo me le aiuta, no? Anche fuori ad avere un pochino di fiducia in se stessi. I CAG sono solo una delle tante realtà che hanno entusiasticamente aderito all'appello dell'Unione Italiana Sport per Tutti e del Comune di Milano a dar vita alla prima edizione della Melting Cup. Diamo un pallone, diamo qualche cosa da giocare ai ragazzi o ai meno ragazzi e subito si arrivano insomma, a giocare, a fraternizzare tra di loro. 8 squadre contrassegnate da magliette di altrettanti colori, gli abbinamenti sono estratti a sorte, in cui militano giovani di diversa provenienza etnica e impegnati in discipline diverse, basket, calcio, pallavolo, 3 giorni di sport, musica e integrazione multiculturale.